In una padella facciamo riscaldare un cucchiaio di olio, dopodiché andremo a far insaporire un peperone, una zucchina e un po' di zucca tagliati a cubetti. Dopodiché andremo a salarla e per aiutare la cottura andremo ad aggiungere 2 dita di acqua. Dopo 10 minuti vedremo che le nostre verdure sono cotte e quindi potremo inserire il couscous che avremo cotto, come riporta la confezione del couscous utilizzato. Una volta insaporito il tutto andremo a servirlo. Il nostro couscous con le verdure è pronto, è una ricetta facilissima, buonissima e leggera e non contiene tantissime calorie.